Ciao a tutte e a tutti, io sono Oana e questo è il mio canale di YouTube di Uncinetto e in questo tutorial vi voglio insegnare una cosa molto molto bella, come bordare all'uncinetto un pezzo insomma di tessuto. Adesso io ho fatto qua un semplice tovagliolo o insomma un centrino, qualcosa da mettere, magari la tazza di caffè e così via, un biscotto, qualcosa del genere. Però si possono fare ugualmente, magari io penso di fare da regalare tovaglie, proprio tovaglie, e 6 tovaglietti sarebbe proprio un regalo molto sfizioso, molto bello in secondo me in qualsiasi occasione, anche matrimonio, in cosa, insomma, compleanno, qualsiasi Natale, qualsiasi tipo di anche se insomma si va a trovare qualcuno, sarebbe un'idea molto molto carina e fatta da noi. Ecco, vi voglio far vedere la tecnica che ho utilizzato io, è semplice e addirittura il bordino me lo sono inventata da sola perché insomma, non perché non ci siano tantissimi bordini da fare, però boh, non lo so, mi sono presa così con l'onda e ho fatto tutto io. Spero vi piaccia, mettiamoci all'opera. Quindi avete bisogno di un pezzettino di tessuto. Io ho questo tessuto di cotone che è veramente molto carino, cioè proprio l'ho comprato per fare tovaglie proprio. Tagliamo un pezzettino come lo vogliamo noi e non dobbiamo, io ho qua anche il pezzettino, non dobbiamo nemmeno cucirlo a macchina, se volete lo potete fare un pochettino tutto intorno, ma io questo non l'ho nemmeno, come vedete è perfetto e non l'ho nemmeno cucito, cioè sono andata direttamente con il punto basso tutto intorno e poi dopo ho aggiunto il bordino. Quindi un pezzo di tessuto. Poi, due misure di uncinetto. Per bordare prima di tutto, il primo step è bordare tutto col punto basso e per questo abbiamo bisogno di un uncinetto più sottile. Io ho utilizzato questo da 1,5 mm e invece per tutta la lavorazione del resto del bordino ho utilizzato 1,9 mm e certo il mio cotone cablé numero 5. Ok, mettiamoci all'opera. Iniziamo, come dicevo, con il bordare tutto intorno con l'uncinetto di misura più piccola. E quindi io inizio in un angolo, negli angoli ne dobbiamo lavorare 3 nello stesso bucanino. Quindi io entro qua, più o meno in mezzo, no? E vado da una particina qua, così infilo, faccio una catenella e inizio a lavorare sempre nello stesso bucanino. Faccio il primo punto basso, poi proprio nell'angolo faccio il secondo e poi sull'altra parte, sempre partendo dallo stesso bucanino che ho già fatto, faccio il terzo. E così ho realizzato il mio primo angolo. Adesso vado a lavorare sul bordo dei punti bassi. Li conto per il primo lato, quindi questo è il primo, perché dopo per il secondo e il resto dei lati sappiamo quanti dobbiamo mettere. Quindi uno, poi due. Lavorate molto, tre, molto vicino uno all'altro. Ecco. 4, deve essere lavorato abbastanza vicino. 5, vedete? 6, né troppo, però meglio più spesso che più raro, ok? 7, 8, ecco. Vi faccio vedere cosa ho fino qua e vado avanti così, contando, come dicevo, sul lato quanti ne metto. 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, ecco, vedete come viene? È molto molto semplice e vedrete, è veramente molto divertente lavorare così. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, vedete, 24. Quindi non è che dobbiamo essere molto molto precise, però comunque abbastanza, no? Ecco, io ho fatto 24, adesso vado fino alla fine del primo lato e poi torno a farvi vedere come lavorare l'angolo, che è uguale a questo qua, ma insomma ve lo faccio vedere tanto per essere sicura. Ecco, quindi come vi dicevo, il primo lato è importante perché dobbiamo sapere quanti, cioè contare quanti punti bassi mettiamo. Io ne ho messi un totale di 46, meno questi 3 nell'angolo, questi non li ho contati. E adesso sono di nuovo nell'angolo e dove metto di nuovo? Qua metto 1 sul lato che l'ho appena finito, 2 proprio nell'angolo e sempre dal lo stesso bucanino passo con uno sull'altro lato, ok? Quindi è questo il mio angolo, si lavorano 3 nell'angolo e adesso continuo con 46 più 3 nel prossimo angolo, 46. Quindi una volta lavorato il primo lato sappiamo quanti punti dobbiamo mettere, quindi è semplicissimo. Io ne avrò 46 su 4, su ognuno dei miei 4 lati, più 3, 3, 3 in ognuno dei miei 4 angoli. Ok, vi faccio vedere ancora un pochettino, ma insomma è semplice, un pochettino dovete prendere diciamo la mano, entriamo proprio nel tessuto e lavoriamo 1, 2, né troppo spesso né troppo raro, 3, 4, non prendete molto tessuto, 5, adesso sono andato troppo, 6, vedete, 7, 8, 9, 10 e addirittura sapendo che ne ho 46, io so che fino a metà devo avere 23, no? Tanto per saper regolarmi con tutto il mio lato, ok? Va bene, quindi è così che dobbiamo andare avanti, vedete? Vado avanti a lavorare tutto intorno e torno a farvi vedere il secondo giro, il primo giro del bordino. Quindi questo è il giro con quale si inizia, qualsiasi tipo del bordino volete aggiungere, ok? Questo è il primo, diciamo, il giro di punto basso. Dopodiché iniziamo con i 3 giri del bordino vero e proprio. Ho finito di bordare tutto intorno con punto basso e una cosa così, e quello è normale, quindi non vi preoccupate. Adesso ciò che dovete fare è proprio dare una bella stirata con vapore, cioè proprio per bene, al vostro lavoro sì, prima di procedere con il resto del bordino. Ok, ecco qua il mio pezzettino qua, insomma tovaglioletto qua. Dopo essere stato stirato con vapore, adesso un'altra cosa molto importante, una volta stirato
col vapore, sapete, si inumidisce un po', quindi lasciatelo finché si asciuga, insomma, qualche minuto, cioè, insomma, sì, qualche minuto, non è che dovete lasciarlo, stenderlo, ok? Quindi lasciatelo là proprio tranquillo, tranquillo. Adesso ve lo faccio vedere anche quest'altro, perché, visto che ho riscaldato tutto, l'ho anche... Prima non era stirato, guardate che bellezza, cioè è proprio perfetto, è una meraviglia. Io sono molto molto contenta di questo qua. E quindi adesso il primo giro del bordino sarà punto basso, saltiamo 1, 2 catenelle e punto basso sui nostri punti sul lato. Però questa è una cosa molto importante: 1, cambiamo alla misura più grande, 2, noi abbiamo bisogno di un numero di spazi da 2 catenelle multiplo da 3 più 2 su un lato, perché sugli altri normale dobbiamo fare lo stesso numero, quindi multiplo da 2 più 3, ciò che vuol dire 18 più 2 spazi da 2 catenelle, 21 più 2 spazi da 2 catenelle, 24 più 2 spazi da 2 catenelle e così andando avanti, 27 più 2, quindi 29 spazi, 18 più 2 sono, no, 18 è il multiplo da 3 più 2, quindi sempre multiplo da 3 più 2. Adesso noi non sempre abbiamo proprio lo stesso numero di punti bassi, quindi questo è, diciamo, la parte più furba, ecco, per dire così, perché dobbiamo arrivare a questo numero di spazi da 2 catenelle, ok? Come facciamo? Entriamo prima, io mi sono fermata qua proprio all'angolo, faccio il primo per il primo punto basso che voglio saltare nel secondo, quindi faccio una catenella, entro nel primo e faccio un punto bassissimo, entro qua nel secondo che è proprio questo qua nell'angolo, faccio un punto bassissimo e sono pronta ad iniziare. E nell'angolo lavoriamo così: nel secondo dei tre lavoriamo un punto basso, 2 catenelle e un punto basso nello stesso, e da qua noi dobbiamo andare avanti con i nostri quindi da qua faccio 2 catenelle, salto 1 e faccio un punto basso nel prossimo. Però, come dicevo, dobbiamo arrivare sul lato a un numero di multiplo da 3 più 2 di spazi da 2 catenelle, spazi da 2 catenelle. Quindi io adesso vado avanti così, salto 1, entro nel prossimo e faccio un punto basso, ne ho 2 spazi, poi di nuovo 2 catenelle, salto un punto basso di base, nel prossimo faccio così. Però, e voi vedete più o meno quanti vi vogliono. Adesso io veramente ne ho 46 punti e veramente nei 46 punti mi entrano esattamente 23 spazi da 2 catenelle, ciò che vuol dire che sono 21 più 2, quindi sono a posto, ok? E se avete di più, diciamo, potete mettere un attimo 48 se volete punti bassi, ma è un po' difficile, per questo vi dico, per gli spazi da 2 catenelle che vi escano multiplo da 3 più 2, voi potete ad un certo punto, andando avanti, noi li contate, vedete quanti avete, andando avanti potete anche saltare più di un punto basso, no? Quindi diciamo, a me vuole, ho troppi punti bassi, quindi salto 2, entro nel prossimo, o non saltare nessuno per aggiungere uno in più. Importante sapere qual è il numero di punti di spazi da 2 catenelle che ci vogliono, e questo è multiplo da 3 più 2, quindi come dicevo 18 più 2, quindi 20, 21 più 2 che sono 23, 24 più 2 che sono 26, quindi sono questi i numeri che ci vogliono. O 27, ecco, più 2 che sono 29, ok? E da qua voi un po' vi dovete, ecco, questo è il giro in quale vi dovete arrangiare, tranne
gli angoli che sappiamo che sono, si lavora un punto basso, due catenelle un punto basso nello stesso secondo punto basso dell'angolo, sappiamo che abbiamo lavorato tre, sul lato, sul primo lato dovete arrangiarvi con quanti spazi da 2 catenelle, per il resto già sapete, quindi il numero che lo mettete sul primo lato mettete anche sull'altro. Adesso lasciatemi finire il primo e poi vengo a farvi vedere quanti ne ho io. Ok, ne ho lavorati, vediamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e a me vogliono 23, ma io se vado avanti sempre saltando solo un punto basso mi vengono fuori 24 e non voglio. E adesso vi faccio vedere il trucchetto, quindi io faccio così, ne ho 19, adesso faccio 2 catenelle, salto 2 e questi sono, questo è il ventesimo, 20, poi 2 catenelle, salto 1, 21, poi ne salto 2 per il 22esimo, di nuovo, vedete? Quindi potete saltare anche 2 catenelle o 2 punti bassi di base o non saltare nessuno, basta avere il numero. E adesso faccio 2 e proprio salto 1, no, devo saltare anche qua 2, vedete? Perché mi devo fermare proprio qua in mezzo. Saltato di nuovo 2 e adesso vado a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, sì, sono esattamente 23. E proprio questo è il numero che mi vuole di puntini, di spazi da 2 catenelle, ok? Quindi dicevo, spazi da 2 catenelle, ripeto questo perché è importante, spazi da 2 catenelle, multiplo da 3 più 2, ok? Una volta saputo questo, io 3 spazi li ho lavorati sopra 2 punti bassi, quindi saltando 2 punti bassi. Adesso io per gli altri lati già so che devo lavorare 3 saltando 2 e il resto di 20 normale saltando un punto basso. E li faccio... provando a intercalarli, no? Tra, cioè lungo il lato, non solo qua alla fine come ho fatto qua. Il primo sarà sempre così perché è così che ci cioè arriviamo al numero giusto, ok? Quindi è questo l'importante. Per arrivare al multiplo di 3 più 2 di spazi da 2 catenelle possiamo o saltare 2 punti bassi invece di 1 o non saltare nessuno. Importante arrivare a questo numero sul primo lato, dopodiché sappiamo come lavorare. Adesso vado a lavorare tranquillamente il mio 2 catenelle ancora un punto basso nell'angolo. E adesso sugli altri lati, come dicevo, so che 3 spazi da 2 catenelle, per 3 spazi da 2 catenelle devo saltare 2 punti bassi di base e non 1. Tutto qua, e quindi li faccio un po' sparsi, no? Sul lato. Ok, vado avanti con i miei 23 spazi da 2 catenelle sul lato e 1 spazio da 2 catenelle su ognuno dei miei angoli. E torno a farvi vedere il secondo giro del lavoro. Ma questo, se questo l'avete capito, ma insomma non è niente da non capire, dobbiamo essere un po' furbacchiotti e saper regolarci con questa cosa. Quindi multiplo da 3 più 2, questo è il numero di spazi da 2 catenelle che li dovete ottenere su un lato. Ok, finisco anche gli altri lati e torno a farvi vedere il secondo e il terzo giro del bordino. Ok, ho quasi finito, ho da fare adesso ancora 2 catenelle per l'ultimo spazio, che il mio è di, no, ne ho 23 su un lato, entro nel primo punto basso e faccio un punto bassissimo. Ok, il secondo giro del mio bordino, guardate che bello che è già. E se lo volete fare con gli stessi punti che li ho lavorati io, mi sono scordata di dirvi, il mio quadrato, cioè tagliato prima di iniziare con l'uncinetto, era di 18 sui 18, quindi 18 cm su un lato, ok? Va bene, così almeno potete iniziare lavorando così,
esattamente come il mio, così vi fate un'idea, un'immagine su come fate. Però credetemi che su un tessuto è difficilissimo spiegare proprio passo dopo passo ogni punto dove dovete mettere l'uncinetto, perché è proprio questa l'idea, si lavora su un tessuto, quindi una lavorazione un po' libera. Ok, queste essendo dette, andiamo a lavorare proprio nel nostro primo angolo. Quindi per arrivare nel primo angolo dobbiamo andare nello spazio da 2 catenelle. Qua facciamo un punto bassissimo per arrivarci, 3 catenelle e ancora 3 punti alti, 1, 2, 3. Facciamo 2 catenelle e sempre in questo spazio da 2 catenelle del nostro angolo ne lavoriamo ancora 4 punti alti. Quindi questa è la conchiglia del angolo. E adesso come lavoriamo sui nostri, perché ci sono voluti multiplo da 3 più 2 di spazi da 2 catenelle sul lato, perché dobbiamo lavorare in questo modo. Entriamo nel primissimo spazio da 2 catenelle, facciamo un punto basso, 2 catenelle, 3 catenelle, scusate, nel secondo facciamo di nuovo un punto basso e una catenella, nel terzo spazio lavoriamo 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti e ripetiamo così. E quindi perché ci venga fuori questo bordino ci volevano spazi da 2 catenelle in multiplo da 3 più 2 su un lato. Ok, adesso continuiamo, facciamo una catenella, saltiamo nel prossimo spazio da 2 catenelle e facciamo un punto basso, 3 catenelle, e nel prossimo spazio da 2 catenelle facciamo un punto basso, una catenella e di nuovo la nostra conchiglia, 2, 3, 2 catenelle e ancora 1, 2 e 3. Andiamo avanti così per tutto il lato. Quando ho finito un lato vi faccio vedere poi come lavorare, insomma, l'angolo, però è chiaro come lavorare l'angolo. Quindi si arriva a lavorare l'ultima conchiglia e ci devono rimanere ancora 2 spazi da 2 catenelle, dove lavoriamo, no? Un punto basso, 3 catenelle, un punto basso e si lavora l'angolo e poi si continua ugualmente. Ok, finisco il secondo giro del bordino e torno a farvi vedere l'ultimo, il terzo e l'ultimo. Ho finito il mio secondo giro del bordino, quasi finito, vi volevo far vedere per finirlo. Certo, non dobbiamo che inserirci con l'uncinetto nella terza catenella delle 3 catenelle iniziali del bordino e fare un punto bassissimo. Adesso per iniziare il terzo, l'ultimo giro, dobbiamo arrivare nello spazio da 2 catenelle del nostro angolo. Quindi con punti bassissimi andiamo fino qua. Ecco, arrivata, faccio 9 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 catenelle. Entro nello stesso spazio da 2 catenelle e faccio un punto bassissimo. Una catenella, mi giro con il rovescio del lavoro verso di me e intorno alle mie 9 catenelle inizio a lavorare 13 punti bassi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entro di nuovo nello spazio da 2 catenelle del mio angolino, no? Qua. Ok, adesso faccio di nuovo una catenella, mi giro di nuovo sul davanti, entro nel primo punto basso dei miei 13 e faccio un punto basso. Quindi mi giro di nuovo sul davanti, 3, e faccio un punto basso, 2 catenelle,
e nel prossimo punto basso un punto basso, 2 catenelle, nel prossimo punto basso un punto basso, 2 catenelle, nel prossimo punto basso un punto basso, 2 catenelle, sempre così vado tutto intorno, di nuovo 13 punti bassi, però questa volta con 2 catenelle tra di loro. E questo è il mio ultimo giro per la lavorazione dell'angolo. 2 catenelle, punto basso, vado un po' più veloce perché insomma oramai se mi lasciasse questo gomitolo andare un po' più veloce, 2 catenelle, entro anche nel penultimo, 2 catenelle, entro nell'ultimo e lavoro un punto basso. Ok, adesso sempre nello stesso spazio da 2 catenelle ne faccio un altro punto bassissimo, mi fermo per farvi vedere cosa ho ottenuto. Ok, adesso sul lato lavoriamo nei nostri, nello spazio da 2 catenelle, nelle conchiglie, no? Sarebbero questi. Quindi da qua facciamo 7 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7. Saltiamo nello spazio da 2 catenelle della nostra prima conchiglia e facciamo un punto bassissimo. Una catenella, ci giriamo e lavoriamo sulle 7 catenelle, 7 punti bassi. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entro di nuovo nello spazio da 2 catenelle dell'angolo e faccio un punto bassissimo. Poi faccio una catenella e di nuovo, eccomi qua, entro nel primo punto basso dei 7, no? Mi giro e inizio a lavorare un punto basso, 2 catenelle, un punto basso nel prossimo, 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 2 catenelle, un punto basso e 2 catenelle e un punto basso nell'ultimo punto basso, quindi nel settimo, no? Di nuovo entro nel mio spazio da 2 catenelle della prima conchiglia e voilà. Quindi questa è la mia invenzione, come vi dicevo, il mio bordino me lo sono proprio inventata da sola e mi piace, non mi sembra molto difficile, ma mi sembra molto carino, per forza l'ho inventato io, però spero vi piacerà anche a voi. Comunque se lo utilizzate, se utilizzate qualsiasi dei miei modelli, mi piacerebbe che diate credito a, ecco, al disegno, quindi a me per il disegno, sarebbe proprio un gesto molto molto bello, visto che insomma sono i miei disegni. Quindi continuiamo così sul lato, 7 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7. Entro nello spazio da 2 catenelle della prossima conchiglia, faccio un punto bassissimo, una catenella, mi giro di nuovo, 7 punti bassi sulle 7 catenelle, 4, 5, 6, 7. Entro nello spazio da 2 catenelle della mia prima conchiglia, no, dove ho già lavorato l'archetto, faccio un punto bassissimo, una catenella, entro nel punto basso, torno di nuovo, giro di nuovo il lavoro e inizio a lavorare un punto basso, 2 catenelle, un punto basso, 2 catenelle. Praticamente lavoriamo sempre 7 punti bassi, solo che questa volta facciamo 2 catenelle tra di loro, 1, 2 e il punto basso, 1, 2 catenelle e il punto basso, ed eccoci qua, 1, 2 e il punto basso nell'ultimo punto basso e nello spazio da 2 catenelle da dove siamo partite facciamo un altro punto bassissimo. Ok,
E quindi è così che si lavorano i nostri archetti. Avete visto come lavoriamo l'archetto sull'angolo e gli archetti sul lato. Ecco, così dobbiamo continuare tutto intorno per questo terzo e ultimo giro del nostro bordino. Ok, queste essendo dette, questo è il mio progetto di oggi. E ecco, anche come un copricestino di pane possiamo utilizzare, come un tovagliolo veramente bello per una bella colazione, non lo so, per fare delle tovagliette americane sempre per la colazione. Insomma, possiamo fare tantissime belle cose. Io spero di esservi ecco, ispirate e di avervi dato qualche nuova idea carina e fresca per quest'estate, ecco. E niente, se non vi siete iscritti al mio canale di YouTube e vi piacciono i miei tutorial, iscrivetevi perché così non vi perdete neanche uno. E niente, al prossimo tutorial.